Siamo qui oggi a parlare di lassità cutanea, un fenomeno che interessa persone che hanno superato i 45-50 anni. Questo è un fenomeno che ovviamente comincia lentamente dopo i 30 anni, quindi la pelle comincia a cambiare, il film idrolipidico perde di forza, quindi anche il rinnovamento cellulare diminuisce, di conseguenza l'incarnato appare più opaco, più arido, cominciano le prime rughe, ma non solo, anche il numero dei fibroblasti diminuendo favorisce proprio la perdita di quello che è lo spessore e la potenza dei nostri tensori, che sono l'elastina e il collagene. Ecco quindi che il fenomeno di lassità cutanea comincia a evidenziarsi soprattutto in determinate zone, oltre che il viso, anche la zona dei glutei, la zona dell'addome, le cosce e la parte sotto le braccia. E tutto questo è anche legato alla perdita di tono muscolare, cioè praticamente la muscolatura perde forza, perde la sua tonicità e di conseguenza abbiamo come risultato la pelle cadente. Prima di tutto identifichiamo quali sono i nemici della nostra pelle, quelli che favoriscono quindi l'invecchiamento. Uno sicuramente problema grosso è quello anche del fotoinvecchiamento, il fotoaging, quindi un'esposizione prolungata ai raggi solari, abitudini scorrette, abitudini alimentari scorrette, poco moto e ovviamente anche il fumo, quelle che sono, gli usi sbagliati del nostro corpo. Siamo tutti su questo pianeta, per cui tutti soggetti alla forza di gravità, che incide sicuramente anche quella, ma contro la lassità cutanea qualcosa di importante si può fare. Associare per esempio a cosmetici che hanno principi attivi stimolanti di elastina e di collagene l'attività fisica mirata con dei pesetti per andare a stimolare quelle che sono le zone critiche. Utilizzare la forza del freddo, per esempio. Il freddo è fantastico perché dà una grande tonicità alla nostra pelle e anche alla nostra muscolatura. Insomma, non è soltanto un fattore estetico a cui dobbiamo mirare, è anche importante proprio rispettarci e puntare alla salute del nostro corpo. Questo è l'obiettivo.